Non è forma soltanto. Cerchio Marina attraverso Attilio M, voce della quiete punto vaiano chiocciola gmail.com. Miriam. È fondamentale passare attraverso la forma per arrivare alla non forma? Entità scientifica. Mi sembra chiara la domanda e neanche di poco conto. Purtuttavia posso risponderti telegraficamente. È necessario, per l'uomo ovviamente, passare attraverso la forma? L'uomo che cos'è? Miriam, forma. Entità scientifica, certo, ma tu vuoi dire qualcos'altro, credo. L'uomo, proprio l'uomo in quanto essere concreto, è forma. Ma non è forma soltanto perché ha un corpo, ha delle emozioni, ha dei pensieri, ha degli istinti, ha delle speranze. L'uomo è forma perché ciascuno di questi aspetti si presenta in un certo qual modo. E quando dico attenti, si presenta in un certo qual modo, significa che egli li ha strutturati delimitando le possibilità che avrebbe avuto. Allora il problema dell'uomo non è quello di continuare a mettere i paletti. Questo sono io, o tu mi parli come voglio io, oppure vattene via, oppure questo sono io, o gli eventi sono come li voglio, oppure faccio finta di non vederli, oppure questo sono io e l'altro o si accosta a me come dico io, oppure vada via. Che cosa voglio dire? Che l'uomo supera la forma e va verso la non forma nella misura in cui distrugge i paletti, ne pianta di nuovi, avendo fatto però sintesi. E quando si fa sintesi, significa che la forma precedente non solo è superata, ma viene compresa nelle sue limitazioni. E nella misura in cui colgo le limitazioni, quelle limitazioni divengono opportunità. E divengono opportunità, perché io pianto nuovi paletti, ma in una concezione più vasta di quello che mi costituisce, più vasta nel senso che di volta in volta sono meno legato alla mia personalità, meno legato alla mia individualità, pianto meno paletti, ne pianto sempre, ma sempre meno, mi allargo di più. Nella misura in cui mi allargo di più, la mia forma comprende altre forme, comprende i vari esseri, fino a quando, avendo distrutto la forma legata al mio io sono il tutto. Naturalmente è molto telegrafico, perché bisognerebbe dire come si fa a togliere i paletti e a piantarne di nuovi, e bisognerebbe spiegare perché. Quando pianto i paletti che mi sembrano nuovi, spesse volte sono vecchi. E bisognerebbe spiegare perché, quando dico che quelli sono vecchi e voglio piantare quelli nuovi, spesso e volentieri mi limito ancora di più, perché non ho compreso esattamente ciò che sono quei paletti. E ci sarebbero tante altre cose da dire, però mi pare che l'essenza te l'abbia detta.